Ciao a tutti ragazzi, io sono Lion, bentornati sul mio canale, bentornati a un nuovo episodio di Air Survivor 4. Siamo di nuovo con il nostro impero bizantino che si sta espandendo a macchia d'olio verso l'Asia, ma prima di iniziare il video vi ricordo che potete sostenermi mettendo un like al video, facendo un commento oppure iscrivendovi direttamente al canale. Ora andiamo avanti con la nostra campagna e non so se prendiamo il Siam, mi pare che c'avevi un po' di gomma gomma, quindi prendiamo la gomma gomma. E sì, chiudiamo qua le forze inglesi e ovviamente dei loro alleati. Chiudiamoli proprio, tanto non c'hanno più supply, non c'hanno più niente. E poi ci avviciniamo verso il Siam e ci prendiamo la gomma. Così prendiamo anche i territori francesi e il Giappone. Pure il Giappone potrebbe essere simpatico da prendere. Alleato con la Cina comunista, però. Non è una bella cosa questa. Intanto abbiamo una nuova ricerchina. Andiamo a fare i fucili del 42. Abbiamo anche uno sconto, quindi facciamolo. Costruzione di livello 4. Breve uscirà. Ottimo. Ci andiamo a prendere. La gomma la stiamo ricercando. La ricerca ingegneristica, onestamente, mi interessa poco. Gli aerei potremmo fare un CAS del 40. Ma insomma, sono un po' scettico in realtà. Questi CAS. Se questi devono cadere, non devono reggere. Allora, intanto iniziamo a giustificare il Siam. 10 giorni. No, aspettiamo un attimo. Ok, il British Malaya è caduto, ma già era caduto prima. Non so perché è ricaduto un'altra volta. E pa 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 pam. Allora, qui in Italia la situazione va molto bene. Qui stanno giocando loro, a noi va benissimo. C'hanno problemi di supply, ma non è un nostro problema. Possiamo fare il deploy delle unità. Abbiamo 22 divisioni al momento e non sto addestrando nulla. Tanto selezioniamo un nuovo focus nazionale, anche se sto pensando se andare di qua o di qua, ma veramente meccanizzate. Light tank. E che carri li dobbiamo iniziare a fare? Quello è il problema. 70 giorni, che c'ho io? 1, 2, 3. Metto un anno praticamente per tirar fuori questa roba. Tiro fuori un carro decente, inoltre dovrei fare questi di carri. Vediamo un pochino se mi puoi dare qualche cosina con i carri medi. Certo, bonus valido per il prossimo research. Light tank model, medium tank. Questo non sarebbe male. Oddio, possiamo provare così. Non sono convinto, ma proviamo. Cerchiamo di chiudere un attimino il British Rajah. Ok, qua ci sta la Cina. Quindi adesso prendiamo. Ah, tra l'altro abbiamo tutte di nuovo queste iconcine da rivedere, ma non mi pare che. Infatti. Mettetevi qui. Togliamo questo ordine. Via che non serve più. Assegniamo tutte le divisioni al fronte del Siam e iniziamo a giustificare la guerra. Vai. E nel mentre ci chiudiamo anche loro. Quindi questi li continuiamo a schiacciare perché. Ok, giusto, vai, andate via. C'hanno altre due divisioni qua. Schiacciamole. Nuovo slot di ricerca. E a questo punto iniziamo con loro. E mi vado a prendere Fiat. Questo non è male. Armor Resource Speed più 15%. La B-Max. Max Speed. Sì, prendiamo questa per la velocità di ricerca, vai. Abbiamo guadagnato qualche giorno, certo, non sono tantissimi, ma un po' di giorni li abbiamo guadagnati. Possiamo fare il deploy delle unità. Allora, io farei anche questo. Iniziamo ad addestrare loro, va. Ne facciamo per ora 12. Che ci manca? Ci mancano i support equipment. Vai, iniziate ad addestrarvi. Ci abbiamo un sacco di divisioni che stanno entrando, quindi. Allora, facciamo così. Vai. Destriamo altre due unità, così abbiamo 24, praticamente 12. E farei addirittura questo, sapete? Così, 16. Poi
Brasile va bene. Il problema sono le navi anche che ci vengono a mancare. Però qualcosa stavamo costruendo, quindi produciamo 20 al giorno. Io aumenterei anche un po' la velocità. Abbiamo finito anche la conquista del Siam. Torniamo qua sotto. E mettiamo subito un piano d'azione. Togliamo la fogga che mi dà sempre fastidio. Vai. Così. Perfetto. E a questo punto, guarda, io ti dichiaro subito guerra. E andiamo col piano, vai. Perché ho bisogno di prendermi questa gomma per i CAS. Anche perché, insomma, saranno indispensabili. Via. Manpower mi interessa poco. Resistenza all'occupazione per ora me lo tengo come pop-up. Possiamo andare avanti su questa schermata. Andiamo avanti. 40 punti abbiamo preso. Un po' di recovery rate per le armored car che non stiamo utilizzando. Però abbiamo guadagnato un po' di recovery rate e organizzazione per tutta la fanteria e tutte le motorizzate. Molto importante. Carri più di organizzazione. Vabbè, e recovery rate per i tank e per le varianti armate, quelle corazzate, scusate. E ci dà una tattica, che è Tactical Withdraw. Quindi, diciamo, non è una brutta dottrina. Ah, magari spingiamo play. Vabbè, ovviamente gli Stati Uniti che entrano in guerra, ma la Cina cade. Adesso noi piano piano spingiamo verso Bangkok e ci prendiamo la gomma che ci interessa. Beh, il Siam che prova a conquistare territorio, è ridicolo. E però voi... Vai, va. Entrate a spingere. Che anche qui con gli aerei in realtà potremmo noi, ma... Dove ce li ho adesso? The South African Civil War, va bene. Siamo lì del Sudafrica. Portiamo qualche aereo, va? Pure che siamo sotto di un pochino, però almeno diamo supporto con i nostri CAS. Qui, vai. Va bene. Oh, Logistic Company di secondo livello, ci piace. E logistica di livello 2 mi sembra un po' prematuro. E iniziamo a fare queste ricerche. Vabbè, stiamo guadagnando terreno a dismisura. Io ho bisogno della gomma, però. E la gomma è qua sotto, quindi voi due dovete spingere qui e andarci a prendere questa gomma. Solo che non è facile. Eh sì, mi serve quella gomma. Mi serve assolutamente questa gomma. Tanto qui abbiamo comunque i nostri aerei che stanno svolazzando in aria. Mi serve questi 56 di gomma. Dai, dai, dai. È questa la cosa che mi interessa di più. Ok, stiamo avanzando. Guarda, spingi direttamente qui. Perché così ci prendiamo il supply. Supply hub, eccolo. Cavolo, non c'è il supply hub qua? No, non c'è, però io voglio la gomma, quindi interessa solo questa regione. Guarda, fai una cosa, facci subito. Cerchiamo di saccare queste divisioni. Va bene, intanto entrano altri partecipanti alla guerra. Ce ne faremo una ragione, insomma. Attaccali un po', non li far muovere da qua. Anche tu attaccali, non li far muovere. Questi li dobbiamo saccare. Una volta che guadagniamo la gomma, qui abbiamo praticamente terminato. Tu vai qui giù. Oh, ok, vai. Ce l'abbiamo saccati. Questi poi andranno giù. Qui intanto cercano di resistere all'invasione giapponese, ma la gomma praticamente è nostra. Ormai abbiamo tagliati fuori. Sta cadendo anche Bangkok. Prendila subito, che è centro nevralgico praticamente del Siam. A posto, cadute anche loro. Qui non possiamo prendere nulla. Toglietevi da qua, tanto questo è il Giappone, è un nostro alleato. E vi schierate altrove. Se riuscissimo a prendere la capitale,
magari potremmo anche fare qualcosa in più. Anche questo aeroporto non mi dispiacerebbe. Con la logistica siamo messi bene. Quanto ci vuole per 13 giorni e terminiamo anche i support equipment. Perfetto, perfetto, perfetto. Abbiamo un sacco di divisioni. La Francia libera ha chiamato l'Albania. E va bene. Mentre qua c'è un'altra guerra in atto. Dovrei prendere Cipro, ma senza queste invasioni. I prossimi ricerche, oltre andare su questo ramo, andranno per il ramo degli sbarchi, perché sennò siamo messi davvero male. Però qui ci serve Bangkok, sennò non facciamo assolutamente nulla. Voi vi potete tranquillamente ritornare ad assegnare qui. È inutile che state là fermi senza far nulla, eh. Andate. Anche qui abbiamo degli aerei da poter utilizzare, eh. Qui abbiamo altri CAS. Venite qua e qui ne addestriamo altri 100, eh. Vai. Bombardate anche voi. Che ci serve il vostro supporto. Guardate, è Bangkok che dovete prendere. Cioè, presa questa abbiamo praticamente vinto. Oh, attenzione, un'altra spia. Beh, direi di prendere lui, tanto bene uguale. E root. E questo root lo mettiamo. Bella cosa, dove lo mettiamo? In realtà servirebbe qui in Siam, però qui non è che ci abbiamo. Per ora mettiamolo qua, più che altro perché abbiamo bisogno di avere le fabbriche, insomma, far salire il British Rajah, che a livello industriale non è messo proprio male, 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 eh. Comunque una discreta potenza. Ok. Vai, volate. Che qui comunque stiamo. Li stiamo dando giù. Solo che ci servono supply. Che siamo veramente messi malissimo. Ma stiamo vincendo, sembra, eh. Attacca qui, che sennò questi vengono in rinforzo. Possiamo anche volendo. Oh, il Siam è caduto. Abbiamo guadagnato un po' di fucili e un altro po' di equipaggiamento. Ottimo, va benissimo. Va bene così. Continuiamo a spingere. Qua abbiamo la Francia libera ancora da poter prendere. Che altro territorio più piccolo, nulla di che. Ce li andremo a prendere. Questi no, perché tanto questa è la. È la Cina, solo che è alleata col Giappone. Quanti siete? Mamma mia. No, e che gli famo a questo? 52 milioni. E che li facciamo? 52 milioni di uomini. E quando vinciamo? Mai. 52 milioni sono tanti. Etimos. 52 milioni. E che ti faccio io? Quante divisioni c'hai schierate a terra? Ragazzi, qua toccherebbe cercare di andarci contro. Tu c'hai 1 milione? C'hai però le tue divisioni, insomma, non sei facile da buttare giù. E 74, no. Dobbiamo aspettare un attimo. Andiamo con lei, 35 giorni, sviluppiamo qualche doc. Ragazzi, mettetevi qui. Mettetevi qua, cerchiamo di prenderci questi territori, anche non lo so, la vedo difficile. L'Afghanistan non c'ha nulla, vero? No, il tungsteno, cromium. Praticamente non c'è nulla. Qua ci sta un po' di petrolio. Potremmo prenderlo, giusto per unificare la zona, ma sono molto
Scusate, sono molto scettico. Qua ci mancano sempre queste due isolette. E ti Vabbè, qui mostro continuiamo a Sabotoris. schiacciare, Malista ma... E dicta. che per fare un trattato di pace ci vorrà un bel po' ancora. Perché la War Conquest è difficile. Ci serve una guerra contro l'Unione Sovietica. L'unica è questa. Loro sono entrati, ma tanto praticamente è inutile. Questi sbarchi non serviranno assolutamente a nulla. Una nuova gomma. Che ci facciamo? Niente. Quindi andiamo qua. E il prossimo sarà lo sbarco. Quindi al posto di questo CAS faremo poi lo sbarco. Andiamo velocità 5, va? Andiamo rapidi. Ok. Quindi qua E ti abbiamo mostro praticamente. Sabotoris. Siamo ormai entrati senza troppi problemi. Callistite. E niente, anche qui abbiamo finito. Non possiamo fare nient'altro. Allora, queste divisioni mi iniziano adesso a essere comode. Perché un'ipotetica invasione della Cina è tosta. È davvero tosta. Artiglieria. Possiamo fare così e metterli sull'artiglieria. Le risorse le abbiamo. Ora ci manca l'acciaio, ma la maggior parte delle risorse le abbiamo. Potremmo passare contro la Cina, in realtà. Potremmo passare. Non c'è tante divisioni, quindi potremmo addirittura provare a entrare. C'è tanto manpower, ma è fattibile. Io qua ce n'ho altre 24. Paragelma! Paragelma! Io dove volevo queste divisioni? Tutte in Africa, vero? Sì, siamo tutte schierate in Africa. Quindi voi in Africa ci dovete restare. Etimos! Non ci sono alternative. In Africa ci dovete restare. Quindi devo sganciare queste divisioni qui. Per forza. Quindi uno. E due. Vai. Ok. E fare un refit pure mi piacerebbe, ma ci mancano i support equipment, ma poi abbiamo tutto il resto. Facciamo una cosa invece. Guardate qua. Ne mettiamo 30. Poi ne facciamo 28 al giorno, vai. E iniziamo sempre a produrre fabbriche e dock. Ok, li intervalliamo un po' e un po', vai. Così. Perfetto. E research per i sottomarini. Possiamo farlo per cercare di produrre dei sottomarini un po' più Rossaci. decenti. La guerra contro la Russia si può fare? Senza carri, Paragelma. stiamo. Intanto mettetevi in Russia. Tanto mettetevi qua. Voi anche, quasi quasi, tutte queste 21 divisioni. Solo che mi mancano i support equipment. Quanto ci vuole per... Vabbè no, ce la facciamo, ce la facciamo. Allora, io qua ne farei 24. Ok. Me ne mancano 200 che le riempiamo in 11 giorni. A questo punto prenderei anche l'ultimo. No, forse aspetterei perché 90 punti sono tanti, eh. Sono tanti 90 punti. Pro worker condition adesso proprio no. Allora, noi qua siamo tutti belli schierati, Ti ma... mostro Sabotoris. Dichiarare guerra alla Russia forse è la Rossaci. scelta migliore. Possiamo entrare da più fronti.
Abbiamo il Tibet. Potrei prendere l'Afghanistan, ma l'obiettivo è cercare di entrare da qua. Portiamole a casa. Che la Polonia si è alleata con l'Unione Sovietica. Quindi potrebbe essere un'idea. Potrebbe essere un'idea. Quanti me ne servono? 200 ancora. Potrebbe essere un'idea tirar fuori. Anzitutto voi fate tutti un cambio. Vai. E penso già che ci sto, metto un attimo la velocità ridotta. Militari, polizia e logistica. Servirebbero questi portantieri, ma non li posso produrre. I cast vanno bene, cioè non un bel po'. Qui ne produciamo 30 al giorno e sono in continua espansione. Mettiamolo qui. Allora, questa è la zona africana. La tengo giusto perché potrebbe essere utile, ma non sono convinto in realtà. Tra l'altro sono arrivati gli americani. Quindi qua si sta combattendo una guerra molto brutta. E se facessi... perché stiamo combattendo una guerra insieme, mannaggia. Che sarebbe molto interessante farli schiacciare. Perché qua ti stiamo mercando veramente un sacco di roba. Ma veramente tanta. La Germania potrebbe star perdendo. 2 milioni, insomma, mica tanto. Ma mica tanto sta perdendo. Allora, questa casa dolce casa. E potremmo anche scegliere di fare un piccolo refit tattico. Allora, noi il cast nuovo ce l'abbiamo. Invasioni navali non le abbiamo. E abbiamo soltanto lui. Io farei anche un landing craft di secondo livello. E facciamo un aggiornamento su questo aereo. Ok. È stata una mossa un po' avventata, ma l'ho dovuto fare. Questo lo possiamo comprare dall'Unione Sovietica e la gomma a breve dovrebbe arrivare. Siamo 24 su 27. Forse... perché qua siamo al 16% in crescita. Allora... voi che siete? Fatemi vedere. Vabbè, ci vedete dell'artiglieria, va bene. Anche voi vi colorate con... boh, questo colore qua così. Questo sarebbe da mettere da un'altra parte. Via qua perché perdiamo solo attrito. Via anche qui. Questo ve lo difendete da soli e vi schierate qua. Dopo il blitz. Perché io i track non li produco. Questo è un altro problema. Questo è un altro bel problema. Potremmo andare così. Quanti fucili abbiamo? 66.000. Facciamo questo per ora. In modo tale che mettiamo la produzione su questi carri. Su queste... come si chiamano qua? Meno 100%. Hai ragione perché non c'hai risorse. Adesso ce l'hai. Ok, 3 al giorno. Meno 52% perché mi manca la gomma. Lo so, la gomma deve arrivare prima o poi. Allora, intanto andiamo così, facciamo l'engine di secondo livello. Ok. Queste le possiamo anche scaricare. Sto pensando dove metterle.
Allora, innanzitutto vorrei pure modificare. No, loro l'abbiamo già sistemati. Allora, tutte le mie divisioni ci deve entrare della logistica, perché mi servono i supply ridotti. Quindi la logistica mi serve per forza. Ovviamente questo mi costerà support equipment, come se non ci fosse un domani, ma è fondamentale. Mi serve un confine sulla Polonia, quindi voi vi mettete qua. Che mi serve il confine sulla Polonia. In modo tale che faccio un'invasione verso la Polonia e poi entro contro la Russia. Tanto io non c'ho nessun tipo di patto con voi. Qua vi state facendo schiacciare dagli alleati e mi sta anche bene. Perché non ci arrivano supply qui? Ok, servirebbe servirebbero delle strade. Le andiamo subito a fare. Da qua. Facciamo subito una strada che porta qui. E un'altra che da qua porta qui. Vai. Dopodiché, continuiamo sempre con la produzione di militari. Assolutamente. E con la produzione di dock. Ok. Vai. Ci abbiamo troppe guerre. Vediamo un po'. Il problema è che qui ci sono United Kingdom e Stati Uniti. E qua United Kingdom e Stati Uniti. Sono due guerre. Tra l'altro qui ci sta anche il quarto internazionale di mezzo. E il Giappone. Tu però non stai in guerra con nessuno se non con loro, che sono solo gli alleati. E il Giappone pure. Il Giappone pure. E possiamo andare con questa qui oppure siamo sempre nel 41. Potrebbe essere un'idea. Ricerchiamo armamenti nuovi. Allora, priorità assolutamente a queste fabbriche, a queste, come cavolo si chiamano? A 6 stradine. Vai. Qua ci mancano 5 giorni per fare lo slot, cioè il bonus di ricerca per i sottomarini. Prepara un piano. Problema che anche qui poi mi serve del supporto. Dovremo lasciare l'Africa, penso. Credo che lasceremo l'Africa. Ok. Andiamo con lui che ci dà una penalità in meno. Che abbiamo quasi finito. Ah, tra l'altro tu qua sei entrato, chi l'aveva visto? Allora, queste divisioni le potremmo anche riprendere, in realtà, perché ormai non mi servono più a molto. Quindi anche voi, volendo, potremmo fare un piccolo refit in generale. Support equipment comunque sta crescendo, siamo al 68, quindi questo ogni giorno che passa cresce sempre di più. E spingete qui, va. Vai, spingete. E qui guadagniamo comunque un altro battle 2, 4, 6, 8, 10. Ci abbiamo 120 e spicci. Quindi in realtà possiamo far competizione ai nostri avversari. La Germania quante ne ha, per curiosità? 125, l'Italia 82. Quindi diciamo che diventiamo a livello numerico grossi come loro. In aria quanto dovremmo arrivare? Fatemi vedere. Un K2. Più altri 500 che abbiamo qua. Intanto tornate a casa. Quindi praticamente sono quasi 2K. 2000 aerei.
Non lo so, poi manca tutto. Ok, perfetto. Nuovi fucili, le meccanizzate di livello 2. Meccanizzate di livello 2, no, ma excavation sì. Vai, facciamole subito. Siamo sotto con l'acciaio, quindi l'excavation ci è estremamente utile. E dove siamo carenti in produzione adesso sui convogli, non me ne frega niente. Ok, cancellato il land lease, va bene. Tanto ormai sta roba io me la produco da solo. Quanto mi serve qua? Fammi vedere. 23 giorni. 7 giorni per filare i track. L'Africa penso che la lascio. La lascio e faccio una linea difensiva di, che ne so, 6-7 unità lì. È proprio una cosa scamuffa, quindi mettiamone una decina. Questi vanno in Africa. Ok. Di qua lascio l'Africa e ne metto un po' qua e un po' qua e mi porto a casa queste altre 20 divisioni. Quindi poi ci avrò un fronte, due fronti, tre fronti con la Polonia, quattro. Questo è rischioso. Quattro fronti per entrare in Russia. Beh, oddio, potrebbe essere buono. Ok, ragazzi, io dedico poi la prossima puntata, diciamo, a questa preparazione. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!